Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa strepitosa puntata di Loletta 5 Channel. Economia il robot sempre dietro. Allora ragazzi, oggi è esattamente il 24 ottobre del 2024. Siamo giunti finalmente alla fine di ottobre, non ce la facevo più. So che ogni mese dico sempre la stessa cosa, ma ragazzi davvero non ce la facevo più. E niente, volevo... Non si può zoomare, vabbè. Sono qui a registrare col mio mini treppiedi nella sala giochi con lo sfondo della mia fantastica vetrinetta che ho aggiunto qualcosina. Peccato che questa parte qua sia coperta perché sennò io sega con la vetrina non sapete raga quante robe ci mettevo. Comunque, gli occhi un po' lacrimanti. Qua a Catania ha fatto caldo, ha piovuto, caldo, piovuto, freddo, piovuto, caldo, ora è di nuovo freschetto, quindi ho la maglietta a maniche corte con il mio bellissimo tuta del Givoco di sopra. Allora, in realtà ci sono delle novità in questa stanza, sempre minime, piccole e irrisorie per quando io possa far diventare invece questa stanza una vera e propria sala giochi, sala hobby e quel che volete voi. E in definitiva, in realtà, vorrei mettere un bel divano qui e mettere lì uno schermo gigante per poter giocare con annesso tutte le varie console. Oltretutto, in questa stanza mi piacerebbe molto mettere, ripeto a dire, il biliardo, il cabinato. E basta. Poi quando farà lunghi il flipper, ma il flipper è una cosa molto così di capriccio, insomma, molto extra. E spero di fare ciò prima alla fine dei miei 40 anni. Quindi, siccome quest'anno tra meno di 10 giorni farò il compleanno e farò 33 anni, sono proprio ancora ce la posso fare. Ancora ce la posso fare da qua ai miei 40, ma comunque sì, a sti cazzi lo stesso. E allora c'è una piccola novità da questa parte che ancora in realtà è in programmazione. Non guardate il cameraman che c'è di sotto, i fili che fuoriescono, spoiler e tutta una serie di cose perché in realtà è momentaneo. Cioè l'ho messo qui stamattina cercando di fare cose e mi sono passata tipo un'oretta di tempo e che comunque quando sarà sistemato, perché vi dico ciò, in realtà la postazione c'è, però una postazione piccola da gaming, tipo appunto come tutte le fiere, i comics che si rispettano nell'area appunto games, ma in realtà questo spacchiarola di telecomando non mi sta funzionando, quindi sto attendendo un attimo Irene oggi o mio fratello che un attimino mi riprogrammano nella sezione Hub, perché potete giocare con le vecchie console, c'è appunto la sezione Hub. Questi capelli crescono a minchia, ma vabbè, poverini, anzi, dopo 2 anni che l'ho martoriato. E niente, farò molto spesso dei video, magari con questo sfondo, e con la Brandy, non si può guardare comunque. Però queste brandine stanno qui. Quando sarà, che qua metterò un divano letto come si deve. Che credo che anche qui metterò un divano, effettivamente ci vuole, perché a prescindere le poltrone, lascerò, allora, comprerò due divani buoni, uno da qua e uno di là, qua un divano un pochettino più grande e una poltrona a parte, quindi la casa con i vari mobili via via cambierà parecchio, ma adesso andiamo a noi. Mi alzo e vi faccio vedere delle, ripeto, piccole novità, non proprio appunto definitive. Allora, aspettate un attimo. Allora, qui ho messo il tavolino che c'è fuori in realtà con il biliardo, in modo tale che il biliardino e il ping pong un attimino qui ci possiamo giocare. E qua, piccolo spoiler, praticamente mio fratello mi ha dato la vecchia televisione che era di mia nonna, addirittura con il digitale esterno e bla bla bla. E quindi l'ho messa qui e sotto, come vedete, c'è la PlayStation 1 con tutti i vari cavi, cose e ciabatte, perché in realtà qua voglio fare una specie di appunto
piccola postazione gaming cabinato, una specie di cabinato fai da te nell'attesa. Ecco, in realtà è questo, nell'attesa di comprare il cabinato nuovo, perché ho detto, vabbè, il cabinato che faccio? Lo prendo, non lo prendo, lo faccio io, non lo faccio io. Ragazzi, viene una cagata a farlo da sé, quindi ho pensato di comprarlo e comprerò il cabinato quello piccolo, classico che c'è anche l'Euronics a 500 euro, chi se ne frega, non costa tanto, talmente tanto alla fine 500 euro, e quindi poi scoppolerà tutto questo. Mi venderò questo, questo, mi venderò le poltrone o comunque le porterò le gattiere o le butterò nella munnizia, quindi in realtà momentaneamente questa è una cosa carina, che alla fine è anche bella a vedersi, insomma, perché tu entri da questa parte, tu entri, la prima cosa che vedi già è da lontano i fili, la play, il biliardo, la bandiera, quindi un attimino è un po' più così, no? Quindi per ora ho lasciato tutte cose qua. Da questa parte invece, aspettate, ho messo nell'area sezione mensole e giochi, ho aperto il Nintendo DS Lite, che in realtà ha dei problemi, un attimino che lo devo riconfigurare. Poi ho rimesso il SUP e vabbè, poi ho messo la scatola del Nintendo 3DS XL, che è quello che ho io. Ho messo delle trottoline qua, Dragon Ball. Qua ho ritrovato qualche altro pupazzetto, mi pare. Ah, e poi qua finalmente ho ritrovato Eevee, che era collegata alla mia sfera Pokémon di Eevee, che era mio, Orazio. Che questo me l'ha regalato mia mamma, che mi sono portata alla testa, che in realtà è una, ora che ci penso, è una sfera Pokémon mezza fake, nel senso che all'epoca era quella originale, costosa, ma non era la vera sfera Poké, perché qua c'è scritto Pokémon. Ok, in realtà dentro tu trovavi un pupazzetto Pokémon a caso con delle caramelle che non vi posso, ragazzi, negare che questa sfera al suo interno per 10 anni, nonostante le caramelle io le avessi già mangiate, digerite e cacate da secoli, faceva odore. Cioè tu aprivi questa cosa e continuava a fare odore di caramelle ed era veramente fantastico. Io adoravo appunto Eevee, quindi quando l'ho trovato ho detto wow. Niente, qua ho sistemato un po' di carte Pokémon, ho suddiviso i vari deck Yu-Gi-Oh! E Pokémon. Ho ritrovato le mie vecchie candele di un mio compleanno, appunto di 31 anni, ossia di 2 anni fa. Qua dentro ho sistemato un po' di roba, ho messo le cose in realtà di Yu-Gi-Oh! E le mie carpette. Qua sopra c'è la scatola della PlayStation 2 originale, che sono solo scatola, ragazzi, non so quanto costa. Qua mi sembra di avervi fatto vedere già le varie mappe e aggiornamenti. Mi pare che basta, ragazzi. E migliorerò e migliorerò. E migliorerò il volo, ho cercato un pochettino meglio in questa fessurina, così è un po' più sicuro. E poi, cosa per far creare un po' più di atmosfera, ma ripeto a dire che tutti questi fili li devo un po' sistemare perché non si capisce niente. Qua sotto questa postazione che sto facendo, c'è la lampada Alexa, che in realtà collegata come al solito col mio telefonino, posso accenderla di vari colori. È inutile che la lasciamo nella stanza da letto perché comunque di là non l'accendevo mai, essendo che comunque la bacio accanto a me, quella di sale minerale. Quindi niente. Ora sto ricontinuando a rigiocare con Pokémon Sole e Luna, mi pare, se non sbaglio, e che in realtà non ho mai finito, cioè ero arrivata giunta al torneo, alla palestra, ma non l'avevo completato. Comunque, niente, ragazzi, questo è quanto. Io vi saluto e vi ringrazio. Man mano questa stanza là, la cosa bella di questa stanza è la vetrina. Cioè, io vado molto fiera, a parte delle varie cose che ho preso, ma della vetrina. La vetrina è troppo sicura, ragazzi. Troppo sicura. E qua ho tolto un po' di roba. Come vedete, alla fine sono 4 cose. Non c'è niente di particolare. Questo è il pugnale. Pugnale vero, ragazzi, che veramente, oh, pazzesco. Questo ti taglia, ragazzi. Vi taglia veramente. Dello scorpione. Troppo, troppo bello. Poi, non tanto spoiler perché già quel video è uscito. Io sono andata al Games Comics Expo di Catania. Cos'è?
una fiera, ok, di Catania. Aspetta che vi metto qua di nuovo perché mi sono stancata. È una fiera di Catania, una specie di mini Comics in versione, a mio parere, ancora meglio e più sicuro, nel senso che innanzitutto quando c'è l'Etna Comics, ragazzi, c'è sempre caldo, quindi non è che tu te lo godi tanto. E qua invece è più stile autunnale, invernuccio, e devo dire la verità, mi è piaciuto parecchio perché erano piano terra, primo e secondo piano, quindi ossia tre piani, e c'era l'area gioco, videogames, giochi da tavolo, carte, fumetti, di tutto e di più. C'erano anche i Lego, la sala palco. Ok, alcune cose, magari alcuni eventi erano più a pagamento rispetto ad altri, però mi è piaciuto davvero tanto. Ed ero la prima volta che ci andavo, rispetto all'Ethnomics che da decine d'anni, 14 anni forse, che già è aperto. Questo invece è il sesto anno che la fanno, ma per me è il primo. Ed è la vecchia dogana di Catania, praticamente vicino al porto, quindi, cioè al porto di Catania. Ma ripeto, devo dire che è molto più carino perché non c'è stata tanto confusione, non c'è tanto bordello, si paga anche di meno, 5 euro in meno ragazzi fanno. L'entrata del Tecnomomics ogni anno è 15 euro, e una volta era 10, poi 12, 13, 14, 15. Invece questo con una cartuzza di 10 euro te ne esci. E alla fine vai a rivedere. E io cosa ho comprato? Ecco, facciamo un po' cosa ho comprato al Games Expo, fiera di CT. Ho comprato una pesca, ecco, di 3 euro di ben 11 carte Pokémon che vi farò vedere in un altro video, e un fumetto di Neil Dog. Questo video è durato abbastanza, quindi al prossimo video.